Buongiorno ragazzi, qui è Beniamino, il re della sfoglia, pronto per mostrarvi le ricette contatto di Cooking, la nuova linea di prodotti della Nuncas per proteggere e detergere le superfici a contatto con gli alimenti. Oggi vedremo un classico della cucina bolognese, le tagliatelle al ragù. Non perdete la ricetta che iniziamo. Chi bene incomincia è a metà dell'opera, ragazzi. Allora cosa faccio? Con Nuncas Cooking sgrassante detergo la mia superficie a contatto con gli alimenti e con una spugna umida vado a pulire bene la mia asse. E siccome ci tengo un po' come la tela di un artista, io la proteggo con Nuncas Cooking cera legno che me la impermeabilizza e me la protegge dalle macchie. Iniziamo a preparare la sfoglia, che è la parte fondamentale per fare le nostre tagliatelle. Di cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto di 300 g di farina da sfoglia, una farina particolare che è una miscela di grani apposta per fare la pasta fresca in casa, mi raccomando. Fate una bella fontana, ne tenete da parte magari un pugnettino o due perché magari se le uova non sono tanto grandi non riesce ad essere ben assorbita la farina e quindi magari può venire un pochino duretta, o come diciamo a Bologna che non venga troppo un masagno, quindi una roba troppo dura. Voi, una volta tolta la farina e fate una bella fontana larga, ci aggiungete 3 uova intere. All'incirca un uovo deve pesare sui 60-70 grammi l'uno. Poi con una forchetta incominciamo ad amalgamare bene gli albumi insieme ai tuorli. Deve diventare un composto un po' come se fosse il preparato per una frittatina, sapete quanto è bello amalgamato, no? E pian piano prendete della farina dai bordi della fontana, pianin pianino voi amalgamate, fino a quando non avrà ben assorbito la farina, dopodiché impastiamo a mano. L'80% della farina è stata assorbita, incominciamo a lavorare di mano. Cercate sempre di inglobare tutta la farina che trovate sull'asse. Noi andiamo a lavorare bene l'impasto per circa 7-10 minuti, a seconda anche della vostra praticità e velocità. E più l'impasto verrà lavorato e più la nostra sfoglia sarà facile poi da tirare col mattarello. Girate di tanto in tanto il vostro panetto, mi raccomando. Il nostro impasto è ormai pronto. Adesso lo andiamo a far riposare coperto dalla pellicola per circa una mezz'oretta. Io consiglio anche magari per chi fosse agli inizi anche tutta una notte in frigorifero. Guardate com'è venuto bello compatto, liscio e morbido. Dopo che la nostra sfoglia va riposato, incominciamo a dar giù di mattarello. Andiamo ad appiattire un pochino con i palmi delle mani la nostra pasta, poi incominciamo col mattarello a lavorarla. Partite sempre dal centro della vostra sfoglia verso l'esterno, come faccio io, e la girate sempre di un quarto. Così in questa maniera avrete una sfoglia che sarà bella rotonda, perché a noi bolognesi piace così. Man mano che la vostra sfoglia vi si assottiglierà, andate sempre a lavorare man mano il bordo dell'impasto, così che avrete uniformità di spessore. Ed ecco qua, la nostra sfoglia è bella che pronta, guardate qui com'è venuta perfetta. Come diciamo a Bologna, è pronta quando si vede San Luca. Capito che quindi vuol dire che è bella sottile da poterci vedere attraverso. Ora io la faccio riposare una mezz'orettina o anche un'oretta a seconda di quanto sia più o meno umida anche la vostra casa. Dopodiché incominciamo ad andare giù di coltella per fare le tagliatelle. Ora andiamo a tagliare, però prima per tagliarla dobbiamo arrotolarla bene sia dall'alto che verso il basso con un pochino di farina magari sulla sfoglia per evitare che ci si attacchi troppo durante il taglio. Andiamo ad arrotolare bene la parte sovrastante fino a metà e lo stesso lo facciamo con la parte sottostante, in questa maniera. Aggiungiamo un pochino di farina sempre tra le due giunture, pieghiamo a metà e con la coltella detta anche Courtlaine a Bologna ricaviamo tante tagliatelle che devono essere larghe 8 mm, 1 cm massimo. Mi raccomando, non superate la misura perché sennò diventerebbero parpardelle o sennò se faceste più sottili diventerebbero dei tagliolini, insomma. Ecco qui, noi abbiamo tagliato, siamo pronti, andiamo a srotolare i vari rondellini che abbiamo creato e ci formiamo i nostri bei nidi. Perché per conservare le tagliatelle è bene fare dei nidi. Andiamo a prendere ogni fassetto, andiamo a piegare per la metà e creiamo i nidi arrotolandoli sopra il palmo della mano. E ora non ci rimane che andare a preparare il mitico ragù. Ragazzi, il ragù è pronto, è come lo faceva la mia nonna.
Io lo preparo con un soffritto fatto con un cucchiaio di strutto e un po' di olio, nel quale ho messo 100 g di pancetta da brustolire. Una volta brustolita aggiungiamo un trito di sedano, carote e cipolla, lo facciamo ben cuocere pian pianino delicatamente e una volta pronto anche quello andiamo ad aggiungere il macinato di vitello 400 g e il macinato di maiale 200 g. Lo fate ben colorare, la carne si deve tostare, quindi alzate magari un pochino la fiamma della vostra cucina. Lo fate ben andare per circa 10 minuti e sfumate con un bel bicchiere di vino rosso. Mi raccomando che non sia troppo frizzante, sarebbe meglio un vino fermo. Una volta sfumato il vino, aggiungete una passata di pomodoro, quindi potete utilizzare 700 g oppure mezzo litro, secondo che lo vogliate più o meno rosso, un po' di sale grosso, qualche foglia di salvia e una di alloro e il ragù vi verrà perfetto. E ovviamente la cottura, almeno 4-5 ore se non 6, perché sennò poi la sentite mia nonna. E una volta pronto ha questo aspetto che è meraviglioso. Io lo sento giusto così, per adesso deve mancare di sale, ma il profumo non mente. Sì, è proprio lui, è proprio quello che faceva mia nonna. Adesso vado a cuocere le tagliatelle perché me ne voglio scofanare almeno un piatto e mezzo perché ho una fame. La cottura è molto veloce perché essendo abbastanza fine la sfoglia, un paio di minutini è pronta. Poi vedete anche voi in base ai vostri gusti. Voi scolate belle al dente, mi raccomando, le tagliatelle, con un pochino di acqua di cottura, perché così vi aiuta bene nel saltarle con il vostro ragù, il vostro sugo. Una veloce girata e poi subito ad impiattare. Fanno un profumino che ve lo garantisco tutto. Ci mettiamo su qualche ciccino di carne, una spolverata di parmigiano di quello buono e ragazzi miei, buon appetito, io me le mangio tutte, ci vediamo poi alla prossima ricetta e non perdetevela.